Allora, comandante Giacomo Leccese, 42 anni di navigazione, siete in pensione da 3 anni, oggi siete il presidente di un'associazione che si occupa di tutelare i marittimi, ovvero Amare. Entriamo nel dettaglio. Ieri c'è stata un'interrogazione da parte del Movimento 5 Stelle sulla vicenda Laziomar, che è la compagnia per cui avete navigato per così tanti anni, in tutte quante le sue divisioni. Siete partiti da Caremar, e poi Lazio. La prima domanda è un po' provocatoria. Siete contento di essere andato in pensione? Certo, per me è come vincere la lotteria, andare in pensione, perché come si stava con la Caremar una volta, certo non si sta nello stesso modo con la Laziomar di adesso. Cioè, la Caremar era una signora compagnia una volta, era organizzata tutto in modo diverso, ma sia per quanto riguarda il lavoro, il servizio, anche per quanto riguarda l'aspetto di bordo, che io conosco meglio, cioè l'organizzazione del lavoro di bordo, l'occupazione della gente, il modo di percepire lo stipendio stesso era uno stipendio adeguato al lavoro che facevamo. Ora invece praticamente io sento la lamentela totale, specialmente delle persone del bordo. Molti sono rimasti addirittura senza lavoro, quei pochi ancora della zona che lavorano praticamente percepiscono un stipendio nettamente inferiore, poi ci sono dei ritardi sui pagamenti degli stipendi, sui pagamenti della tredicesima, c'è una lamentela continua, il personale di bordo è in continua lamentela, perché non ne vuole più di questo modo di E fare. infatti partiamo proprio da questo, perché il 31 di marzo abbiamo avuto modo di leggere una lettera da parte dei sindacati che rispondevano a loro volta a una lettera della Laziomar, perché in questo periodo, o almeno doveva essere già stato siglato da diverso tempo, il contratto di secondo livello. Chiariamo, c'è una prima fase di contratto che vale per tutti quanti i marittimi, che è nazionale, poi ogni singola compagnia, i dipendenti contrattano con la società L'azienda, sì, quella che dice contrattazione secondo il Però questa contrattazione di secondo livello manca da tanto tempo, non arriva. Questo che cosa comporta? No, noi abbiamo la contrattazione secondo il livello è in essere praticamente. La società chiede una nuova contrattazione di secondo livello, perché il personale di bordo adesso, quando c'è stata la gestione di Abramo d'azienda, cioè la contrattazione del secondo livello c'era ed è in vigore tuttora. Solamente vuole una nuova contrattazione secondo livello per cercare ancora di più per assottigliare alcune voci che riguardano gli stipendi dei lavoratori. Ma noi io ho visto che i sindacati non è che non vogliono organizzare o riassettare questa contrattazione di secondo livello, ma loro prima di fare questo, l'organizzazione sindacale chiedono prima all'azienda un assetto definitivo del personale, cioè un organigramma del personale, cioè questa compagnia di quante persone ha bisogno. Noi questo, i sindacati questo chiedono. Dice, prima di passare a riorganizzare la contrattazione di questo livello, voi di quante personale avete bisogno? Perché noi sappiamo tutti che qui ormai ci sono sempre quattro navi, cioè due navi e due mezzi veloci che sono in linea qui sul settore pontile, però sappiamo pure che due navi sono armate con equipaggio Laziomar e altre due navi sono armate con equipaggi loro, cioè di Medmar, di Lauro, di equipaggio, e sono napoletani che sono venuti a lavorare qui nel settore pontile. Naturalmente levando lavoro al personale Laziomar. E infatti è ovvio che non ce l'abbiamo con i napoletani che lavorano e hanno Certo, diritto di lavorare no, no. come gli isolani. Però sostanzialmente qual è la differenza? Perché in questo momento stanno lavorando i napoletani e non gli isolani? Dobbiamo andare forse indietro a quando comunque la Laziomar è diventata da pubblica a privata? Che cosa è successo in effetti? Quali erano le modalità di questo accordo per cui Laziomar diventava privata? Vabbè, Laziomar, perché la privatizzazione è un discorso che molto lungo, che ha deciso il governo Berlusconi, allora hanno privatizzato sia la Tirrenia che poi tutte le altre quattro regionali. Però il discorso della privatizzazione qui della Laziomar. Lasciando da parte la politica, andiamo a vedere nei fatti che Sì, nei cosa. fatti, noi quando abbiamo, cioè i sindacati, quando hanno
si è iniziato questo percorso di privatizzazione, sono state fatte presso la Regione Lazio degli accordi precisi, scritti, che loro hanno privatizzato, sì, hanno acquisito questa società da Bundo, Lauro, questo pulo di armatura napoletana. Tre compagnie napoletane. Sì, sono tre compagnie napoletane che hanno vinto il bando di gare perché si sono presentate, è l'unica cordata che sarebbe presentata a concorrere a questo bando di gare, hanno acquisito questa società. Naturalmente però c'erano dei paletti ben precisi. Ad esempio, quali Ad esempio, sono? Il mantenimento dell'equipaggio. Che è la prima cosa. È la prima cosa. Noi abbiamo chiesto, cioè come le organizzazioni sindacali hanno chiesto il mantenimento degli equipaggi che erano all'atto della privatizzazione, erano presenti a bordo. E poi naturalmente tutte le varie contrattazioni aziendali e i vari sistemi che sussistevano con la Caraman e con la Lazio Marpubblica. Invece adesso è successo tutto il contrario. Praticamente, come già detto prima, gli equipaggi non sono più in totalità se le quattro navi qui che navigano qui nel settore Pantino. Cioè soltanto due navi sono armate con gli equipaggi, non dico locale, ex Lazio Mare, ex Caraman, ma gli altri due sono napoletani. Sono tutte provenienti da questa compagnia napoletana. Ma il perché? Il perché, infatti? Perché costano di meno. Questa è la risposta che ci ha dato il rappresentante dell'armatura. Cioè i nostri equipaggi ci ha detto costano di meno. Questa è la risposta. Ma perché nel contratto che cosa era previsto? Cioè il servizio tra le isole e la terraferma va comunque svolto, da, se non sbaglio, da due navi più duali scafi. Sì. Sui mezzi che cosa è successo invece? Anche adesso ci sono due navi, sì, e due aliscafi, due mezzi voluti naturalmente, sono due monicarine a posto dei due aliscafi che c'erano. Praticamente loro nel contratto di cessione che c'era, che loro hanno accettato, si parlava anche di una cioè di eliminare alcune navi obsolete, diciamo vecchie. E allora hanno sostituito queste navi vecchie, tipo il Quirino, l'hanno sostituito con il Don Francesco, un mezzo più nuovo. Però, ripeto, non è di proprietà Lazio Mare, è una nave noleggiata dalla Lazio Mare a chi ha da Bundo alla SNAV, non è di proprietà Lazio Mare. Questo è successo, loro hanno fatto un cambio di navi, di aliscafi, il nostro aliscafo, l'Allilam, che era di proprietà Lazio Mare, è stata trasferita a Napoli, e lavoro ora sul settore napoletano e in sostituzione dalle scafe Allinam hanno messo l'Agostino Lauro. Però l'Agostino Lauro non è di proprietà a Lazio Mare, è di Lauro e sarà noleggiata da Lauro alla Lazio Mare, non so a quale prezzo, a quanto. E naturalmente oltre al noleggio hanno riportato qui anche l'equipaggio che avevano a Napoli. È chiaro. Ma qual è la differenza per un ignorante tra un aliscafo e un monocarena? Cioè, l'aliscafo è un mezzo veloce sempre, però va sulle ali generalmente. C'ha due ali, lui a un certo punto sono aircraft che vanno sulle ali e qui su questo settore qui di Ponza e di Ventotene, dove è diverso da quello partenopeo perché qui si va più a largo, le isole sono molto più lontane dalla costa rispetto a quelle di Napoli, di Ischia, di Capri, che sono 18 miglia dalla costa e generalmente la costa rimane sempre lì a 10 miglia di distanza. Qui si va a Ventotene, sta a 30 miglia dalla costa, Ponza sta a 40 miglia dalla costa, cioè si va a mare aperto e l'aliscafo con il suo caratteristico sulle ali navigava meglio, prendendo, cioè tecnicamente l'aliscafo si metteva attraverso sul mare, essendo lo scafo tutto sollevato dall'acqua perché navigava sulle ali, certo, affrontava la navigazione in modo migliore. Invece il monocarino è come una nave praticamente, è molto più piccola la nave, non c'è, praticamente deve prendere sempre di prua la... Ma sui tempi di percorrenza, perché c'è nel contratto di servizio c'è anche un minimo di velocità che i mezzi devono avere per raggiungere le isole e quindi anche dei tempi. Per la vostra esperienza, questi monocarena rispettano i tempi di percorrenza e anche le velocità comunque minime? Beh, la velocità naturalmente quando il tempo è buono. È questa infatti la domanda. Più o meno i tempi vengono rispettati, più o meno, ecco, magari la scafa è leggermente più veloce,
però quando è cattivo tempo, e qui esatto, d'inverno, d'inverno ecco, capita molte giornate di cattivo tempo, perdono molto il motore. Oltre a perdere velocità poi, c'è anche la comodità di viaggiare. E il disagio? Il disagio dei passeggeri che stanno a bordo, perché affrontare determinate mare con un monocarino significa che i passeggeri arrivano a terra, non dico morti, ma quasi. Perché il mare viene preso sempre di prua, è un mezzo, un monocarino che è molto più piccolo di una nave, non potendosi alzare sulle onde, il mare è costretto a prendere di prua. I passeggeri praticamente dall'interno soffrono terribilmente. Ma infatti la domanda è questa, ma la compagnia, il privato in questo caso, il nuovo privato, poteva fare quello che ha fatto? Cioè noi partiamo dall'inizio. Quali erano le navi che servivano Ponza e Ventotene prima comunque dell'ingresso del privato? E quali erano i traghetti? E vorrei capire che fine hanno fatto, dove sono finiti? Il Tetide come nave, il Quirino. Esatto, come traghetti. Come traghetti, come gli scafari, il Monte Gargano e l'Allilam. E andiamo a vedere, il Tetide dove è finito? C'è ancora? Il Tetide per fortuna c'è ancora. È ancora qui, che il Tetide del 79 è ancora qui e naviga, anche se loro lo fanno fare, almeno ho visto gli orari, questa nuova armatura che è venuta, 2 giorni Ventotene e 3 giorni Ponza, cioè non c'è una linea fissa, invece prima c'era più o meno una linea fissa, cioè il Tetide era adibito solamente sull'isola di Ventotene, il Quirino sull'isola di Ponza, e poi la sera si scambiavano, una sera il Quirino andava a Ponza per la corsa notturna delle 5:30, 17:30 da Formia per Ponza, una volta andava il Quirino e l'altra volta andava il Tetide. Il Quirino che tra l'altro è tornato da poco sulla rotta con una nuova insegna, sì. Medmar. Sì, che significa vedere questa insegna Medmar per uno che non lo sa e che va a Ponza, insomma, come turista? Certo, Per me come navigante del Quirino, che ci ha fatto una vita sul Quirino, vedendolo nero, pitturato di nero così, con una nuova livrea, mi si è stretto il cuore veramente, perché il Quirino era una nave della Lazio Mare, che eravamo abituati a vederlo in un determinato modo. Cioè il Quirino sì, è d'accordo, c'ha i suoi anni, però è ancora, attualmente è ancora buono su questi mari a navigare. Perché valore, questa nuova società, quando l'hanno tolta da quel settore qua, non è che l'hanno dismesso, l'hanno disarmato oppure l'hanno demolito. Loro l'hanno usato nel Golfo di Napoli e ora attualmente è ritornato qui. Praticamente, tecnicamente, è ancora abile, è ancora idoneo a navigare. Solamente che c'era anche un accordo, mi sembra che il sindaco attualmente di Ponza, un anno fa, aveva firmato un accordo con la società per cambiare, cioè per fare dei lavori di rimodernamento al Quirino. Si parla anche dell'ascensore. Si parlava di quella famosa ascensore che giustamente ci vuole. Ma per mettere un ascensore non è che ci vuole tanto. E infatti alcune navi della Garma, tipo Quirino, ce l'hanno messo. Il Naide c'ha l'ascensore, il Fauno c'ha l'ascensore. E non ce l'avevano all'inizio, non quando ce l'avevano, sono nate? Perché sono nate come il Quirino, senza ascensore. Ok. Quindi allora abbiamo il Tetide del Quirino, che adesso tra varie vicissitudini, alcune diciamo sono tornate a Ponza, però hanno fatto anche rotta sulle rotte napoletane, e poi avevamo due aliscafi, uno era il Monte Gargano e l'altro era l'Alilam. Che fine hanno fatto invece Monte Gargano? Perché il Monte Gargano non lo vediamo più sulla rotta. L'Alilam so che sta navigando nel Golfo di Napoli, il Monte Gargano sta ai cantieri, non so, ma penso che lo rimetteranno a posto. E prenderà sicuramente la linea o del Golfo di Napoli oppure lo noleggeranno a qualche altro armatore tipo Sicilia. Ecco, quello su cui infatti volevo entrare e cercare di capire è che negli ultimi 2 anni c'è stato un giro di noleggi tra le vecchie navi Laziomar, che sono diventate di fatto di proprietà della nuova compagnia di navigazione, e le navi che erano di proprietà delle tre compagnie di navigazione napoletana, che sono state spostate anche sulle rotte locali. Tra l'altro, se non sbaglio, però vado a braccio, insomma, c'è anche una differenza di portata da parte delle navi, perché mi risulta che il Quirino aveva una portata di persone diversa da quella che ha il Don Francesco. Mi può ricostruire, comandante, qual è questo scambio di noleggi, grosso modo? Io sinceramente sulla quota di noleggio, cioè per quando hanno noleggiato il Don Francesco, non ne sono a conoscenza, ma per quanto riguarda il mezzo tecnico, allora il Quirino è una nave, il Don Francesco è un HSC, è tipo
Isola di Procida, Isola di Capri, che noi conoscevamo, gli isolani conoscono benissimo, perché quando c'era la Caramel è venuta delle volte qui a sostituire per un mese queste navi, il Quirino e il Tetere. Quando il Quirino e il Tetere andavano a fare il lavoro a Napoli, per un mese, ogni anno facendo il lavoro di manutenzione, veniva un mezzo HSC tipo Isola di Procida, che è uguale, simile al Don Francisco. Le problematiche tecniche erano queste, veramente, in caso di cattivo tempo non è che andavano così bene come le navi, perché sono mezzo leggere, sono fatte di alluminio. Insomma, i viaggiatori soffrivano un po'. Sì, hanno una velocità superiore, però anche come carico hanno una problematica di carico, perché una nave può portare un camion di un certo tonnellaggio, quelle navi lì, tipo Don Francisco, camion pesanti, non ne possono portare. Non ne possono portare perché sono leggere, hanno poco pescaggio, quindi se porto un camion di 30-40 tonnellate, lo scafo ha tanto stress, senza stress. Fare polemiche, non sono adatti. Nel periodo estivo sono adatti, una nave che naviga nel periodo estivo. La Toro Marisa all'isola di Capraia, l'inverno la ferma, d'estate che va. Perché sono navi proprio veloci, però per il periodo estivo, quando è cattivo tempo, non sono così. Poi per il traffico che c'è qui sull'isola, dove generalmente d'inverno c'è tutto il materiale pesante che si porta, ma anche all'inizio della primavera, i rifornimenti dei ristoranti, dei bar, acqua minerale. I lavori di manutenzione che si fanno sulle isole. Manutenzione, ma anche i rifornimenti per ristoranti, acqua minerale, cioè carico pesante, un gamme di bottiglie di acqua minerale. È pesante, un mezzo del genere non lo può portare, ne può portare uno forse, se ci riesce. E poi c'è il problema pure dell'armeggio, della banchina, sì, perché sono molto basi. Tra l'altro c'è una barca che praticamente quando arriva a Ponza, essendo più bassa, se non sbaglio, della banchina, bisogna montare praticamente che mi sembra costi 1200 euro al giorno. Hanno fatto sì delle piattaforme in ferro, in alluminio da mettere sotto il portellone, perché il mezzo, la banchina è bassa e non riesce a scaricare perché c'è il portellone inclinato. Comandante, ma non so se lei lo sa, ma per me, per posizionare queste discese che favoriscono in qualche modo l'attracco di queste navi, è stato fatto un collaudo? Perché io a memoria ricordo negli ultimi tempi che una di queste proprio discese in qualche modo è crepata, nel senso sotto il peso di una... Sì, ho seguito pure io questa vicenda, il primo tentativo è fallito completamente. Sì. Ma questo riguarda, non so se è stato fatto un collaudo, ma riguarda l'autorità marittima di Ponza. Ma poi anche, io non vedo poi anche come... Immagine d'estate sulla banchina di Ponza spostare queste pedane, che non sono pedane piccole, spostarlo con la gru, metterlo da un lato della banchina, poi quando la nave riormeggia rimettere di nuovo là, insomma anche come sicurezza della gente che sta sulla banchina, io non la vedo bene. Qui a Formi l'hanno evitato questo, sì. Perché il mezzo, questo Don Francesco, non ormeggia più la banchina azzurra. Se lei ci fa caso, va a rumeggiare la banchina dall'altra parte. La Molo Vespucci. Molto Molo Vespucci, perché il Molo Vespucci è molto più alto, quindi il portellone non ha quella pendenza come avrebbe se ormeggiasse nella banchina azzurra. A Ponza questo non si può fare purtroppo, perché l'unica banchina operativa è Punta Bianca, è che hanno pensato di mettere queste pedane, che poi, ripeto, per me come sicurezza, questa è una cosa mia personale, per sicurezza sia per gli automezzi che scendono, e sia anche per la gente che cammina sulla banchina, perché d'estate io a Ponza sono stato tante volte, ho visto quella banchina lì, è molto frequentata, perché poi ci sono pure i mezzi che vanno a frontoni, ci sono i mezzi che imbarchino le persone che vanno a frontoni. Avere queste quattro pedane di alluminio, che non sono pedane piccole, sono pedane enormi, sono da spostare ogni volta che la nave arriva, quando disormeggia e rimetterla a posto, quando rommeggia e rimetterla a posto, per me è una cosa assurda. Diciamo che speriamo che... Poi non so quando viene a costare tutta l'operazione. Speriamo, se la situazione resta così, che almeno abbiano fatto pratica durante l'inverno, visto che d'estate comunque con l'aumento dei turisti, della gente sull'isola, insomma le condizioni saranno più precarie. Ora quel Quirino che è ritornato, naturalmente questo problema non c'è più. Il Quirino è come il Tetere, ormai normalmente a Ponza, tutti in portatore a terra, sono sulla banchina di Ponza e tutto viene a terra. Ok, volevo fare un'ultima considerazione, però questa ve la faccio dal punto di vista, voi siete un comandante dall'esperienza quarantennale,
ci avete spiegato che la situazione in qualche modo è peggiorata rispetto a quando c'era Caremar, sia dal punto di vista per i dipendenti, perché proprio sui dipendenti a noi risulta che circa una ventina di marittimi, che sono soprattutto isolani di Ponza e Ventotene, e sappiamo quanto è importante riuscire a percepire uno stipendio a Ponza e Ventotene, soprattutto durante i periodi invernali quando non c'è turismo, ma è importante navigare soprattutto perché in questo modo non scadono quelli che sono gli attrezzi di lavoro, diciamo, dei marittimi, ovvero i libretti di navigazione e tutte quante le autorizzazioni e i certificati. Invece, come dicevo, ci risulta che in questo momento almeno una ventina di marittimi sono a terra. Lei, anche come sindacalista, ci spiega qual è il motivo? Questi sono, non diciamo ragazzi, questi li conosco quasi tutti perché sono tutti amici. Cioè sono ragazzi, diciamo ragazzi, ma sono ragazzi sposati che hanno famiglia, la maggior parte di loro sono freschi sposi o sposi da poco, ma hanno moglie e figli, non è che sono ragazzi di 20 anni, ragazzi di 18 anni, diciamo così, che diciamo, vabbè, sono ragazzi con famiglia. Cioè il discorso è così, queste persone qua con la vecchia gestione lavoravano, non dico in continuo, perché loro generalmente provengono dalla lista stagionale, che sono una ventina, 25, però lavoravano, facevano 3 mesi a bordo, poi facevano 2 mesi e mezzo massimo a casa e poi rimbarcavano per altri 3 mesi. Quindi nel giro di un anno facevano gli 8 mesi, 9 mesi. Sì. Quindi lavoravano. Nella speranza magari anche di avere un contratto. Nella speranza naturalmente di quando uno se ne va in pensione, aspettavano che qualcuno di anziani andava in pensione per essere un ricambio normale, naturale, come è venuto con me, con il sottoscritto. Me ne sono andato e è venuto un altro naturalmente. Che così. Proprio su questo, il contratto di servizio prevedeva, addirittura c'era una lista nominativa. C'era una lista nominativa di, oltre alle persone fisse, diciamo, fisse in CRL o in tempi determinati, anche di persone, di queste persone che parliamo, della lista stagionale, che erano 25, 26, erano tutti ragazzi, ragazzi ponzesi o ventitonesi la maggior parte, che ora con questa situazione attuale, questa nuova gestione, non hanno quasi possibilità di imbarcare. Perché dice? Perché il problema è questo, che prima avevamo 4 mezzi a disposizione per tutto l'equipaggio, ora ce ne abbiamo solo 2. E qualsiasi cosa faccia la società che sta cercando di mettere tutto nel calderone del Tetide o dell'Aura, non si riesce, perché come si fa a tenere, quello sono più o meno un centinaio di persone, come si fa a tenere 100 persone solo su due navi, quando prima erano su 4? E questo è il discorso, ecco perché questi ragazzi si trovano in difficoltà. Ci risulta addirittura, però questa è una confidenza che ci è stata fatta, che diciamo, chi non accetta in qualche modo le nuove disposizioni della compagnia, della Lazio Mar Privata, proprio per il fatto di non accettarle rimane a terra, ma accettarle, diciamo che per accettare queste condizioni bisogna rinunciare anche a un pregresso, una sorta di ricatto quasi. Ma tanti se ne sono andati. Per esempio noi avevamo 2 ufficiali di Caiti, non è che parla di Caiti, sono stati costretti ad andarsene via. Perché? Oltre a quel famoso ricatto che di cui sto parlando lei. Tra virgolette, cioè, perché non vogliamo evitare querele. Cioè, stare a bordo, il tonnellaggio non ti spetta, la pitturazione non ti spetta, quel famoso contratto di contrattazione secondo livello. Quello di cui si discuterà anche l'8 di aprile. Quando adesso andremo lì. Praticamente l'ordine, la contrattazione secondo livello spetta solamente alle persone anziane, cioè quelle che hanno il turno particolare, la continuità di lavoro. Ma per questi nuovi, diciamo che questo non tocca. Ma per quale motivo? Queste sono prestazioni che fanno tutte a bordo. Quando c'è da rizzare un camion, il comandante dell'ufficiale non può dire no, tu che sei anziano rizza e tu che sei giovane non rizzare il camion. Anche a logica dovrebbe farlo una persona più giovane, insomma. Quindi lo fanno lo stesso, però non sono pagati, perché non sono riconosciuti. Se si pittura la nave, questo non sono riconosciuti. In macchina, se si cambia una pompa, si cambia un cuscinetto alla pompa, questa contrattazione aziendale, secondo me, viene applicata solamente a chi c'è la continuità di lavoro. A questi nuovi non viene applicata per niente, perché la società dice, non mi do niente. Quindi, se vogliamo sintetizzare, gli unici che in questo caso riescono a trovare un vantaggio da tutta questa situazione
che vede difficoltà per i dipendenti, cambio navi, quindi difficoltà anche per chi viaggia su queste navi, perché in qualche modo, essendo cambiate le dimensioni a seconda del livello del mare, insomma, mi sembra di capire che chi viaggia verso le isole soffre di più. Gli unici a guadagnare da tutto quanto questo giro di noleggi e quant'altro sembrano essere i privati. Sembra di sì, almeno facendo i conti, sembra di sì. Perché loro quei 12 milioni e disperi che ricevono dalla Regione Lazio, loro lo ricevono sempre quotidianamente. E ora non so cosa può succedere con questi noleggi, queste navi che sono noleggiate da Lazio Mar a Dabundo come tipo Guirino e poi Dabundo ritorna di nuovo con la Lazio. Io non so cosa c'è dietro il passaggio di soldi, noleggi, questo non lo so. Però mi sembra strano questo, che una nave di proprietà Lazio Mar con una nuova armatura, acquisita una nuova armatura, viene dismessa da questo settore, viene portata nel settore di navi. Prego. Viene portato nel settore di Napoli, fa la linea Pozzuoli-Casamicciola, si cambia nell'Ivrea, si mette il nome Medmar e poi ritorna qui nel settore di Formia Ponza, con la Ivrea di Medmar, noleggiata, non so noleggiata a cosa, a quanti soldi, questi noleggi che viene dalla Medmar alla Lazio. Poi da sicuro che viene senza soldi, noleggio zero, ma non lo so. In fondo sono soldi pubblici e la questione è anche che avendo acquisito queste navi, la società privata, e avendo un contratto che durerà un determinato numero di anni. Dieci anni, esatto. Queste navi sono, diciamo, sono comunque, hanno una certa età, insomma, il Quirino partiamo degli anni 70. Nel momento in cui verrà fatta una nuova gara, se qualcuno dovesse decidere di entrare, provare a partecipare, provare a vincere questa gara, mi dice quali sono le difficoltà? Per noi che conosciamo la questione sono abbastanza ovvie, ma ce le può spiegare anche a chi l'ascolta? Il fatto è che le navi ormai non esistono più, le navi sono di proprietà di questi nuovi padroni della Lazio. Cioè uno concorre qui, non so se la regione si può riacquistare queste navi, ma non credo. Le navi sono state cedute ai nuovi padroni di Lazio, ma a questa cordata napoletana. Quindi uno che dovrebbe partecipare a un nuovo bando di gara e dovrebbe avere delle navi per fare la linea. Ma avere delle navi, oggi come oggi, una nave costa... Oltre che costa, poi qui c'è... Parliamo di 30 milioni di euro. Ci vuole delle navi particolari qui. Perché qui c'è la navigazione di livello B, classe B, ci vuole le navi che hanno le contracarene, perché qui non è come se qui le navi si allontanano oltre 12 miglia dalla costa, quindi si vuole le navi con determinate caratteristiche, proprio caratteristiche tecniche. Chiudiamo con un parere. Fino adesso abbiamo parlato di fatti, di dati. Chiudiamo con un parere del comandante. Secondo lei sostituire, fare tutto questo giro, insomma, dal pubblico al privato, all'insegna, nell'ottica di un miglioramento sia dei costi, mi immagino, che di altre questioni, che anche della navigazione per i turisti, del servizio quindi, è convenuto a qualcuno? Cioè è stato veramente un vantaggio passare dal pubblico al privato? Ormai lei è fuori, comandante, quindi si può fare un'analisi abbastanza onesta, diciamo. Per me no, sicuramente. Questa è una storia che si ripete, secondo me. Cioè prima qui c'era la linea privata, non so, si chiamava la Span, famosa, no? E annaspava pure, all'inizio andava bene, poi ha cominciato a annaspare così. È intervenuto il pubblico e ha acquisito questa Span, ha fatto nave nuove col pubblico. È stato quel periodo del Quirino, Tedide, tutto questo all'inizio, alla fine degli anni 70, 78, 79, 80, quindi il pubblico è sopperito al privato, perché il privato ormai stava con l'acqua alla gola, diciamo. Erano tutte navi vecchie, così. Ora il subentrato, il pubblico, ha riorganizzato tutto, ha messo navi nuove, navi più grandi, ha organizzato tutto il settore regionale. Ora poi è venuta di moda la privatizzazione, questa famosa privatizzazione. Ora c'è la cosa al contrario. Si è tolto il pubblico e si è messo il privato. E ma col privato io penso che queste linee qui, questi collegamenti qui che sono
collegamenti di vitale importanza per gli isolani. Il privato pensa sempre all'utile, parliamoci chiaro. Il privato non è il pubblico. Il privato deve andare pure quando non si porta nessuno. Come il pubblico deve andare, il chiaro, pubblico, certo. Quando non si porta nessuno. Noi abbiamo fatto dei viaggi a Ventotene solamente con un sacco di posta. Sembra che sia uno sperpero, però è un servizio pubblico, perché la posta doveva arrivare. La posta arrivare, deve arrivare, chiaro. E poi ci poteva essere qualcuno sull'isola che doveva rientrare nel continente e noi andavamo. Il privato questo discorso non lo fa. Non lo fa assolutamente, che il privato non vuol perdere, vuole guadagnare al massimo. E questo per me la privatizzazione è stata, poi la privatizzazione, io noi come associazione veramente siamo stati in regione prima che avvenisse questo. E abbiamo pregato. Allora c'era come lei, la Bonanno, il comandante di Maggio, abbiamo pregato l'assessore Civita di tenersi almeno una piccola quota di pubblico, il 30%, il 20%, da poter controllare meglio la situazione. E invece? Invece loro si sono fissati di privatizzazione al 100% e la privatizzazione al 100% stanno alla rovina di tutto. Ora in Sicilia con la Siremare che è stata privatizzata sarà ripresa Lauro, lo stesso armatore che abbiamo adesso qui, che fa parte pure della gara, della Lazio, no? Ha fatto la compagnia delle isole. I siciliani hanno rigettato il bando mediante il ricorso al TAR e ora la compagnia Siremar se l'è preso Morace e Caronte, sono due armatori siciliani. Così in Toscana, così in Sardegna, la Decoma, cioè ci sono tanti problemi con questa privatizzazione che forse non conviene. Forse non conveniva sicuramente. Grazie, comandante.